Matti Costruzioni. Dal 1958 immobili di pregio in Oltrepò a Pavese e nella Riviera Ligure. Come le nuove ed eleganti palazzine con finiture prestigiose e personalizzabili. Le ville singole e bifamiliari con impianto termico all'avanguardia. La prestigiosa Villa Manila, a pochi metri dal mare di Varazze. Costruzioni in zone centrali e residenziali di pregio, ampio capitolato, massima efficienza energetica ed assistenza del cliente a 360 gradi. Contattaci, ti aspettiamo a Voghera, in via Meucci 5. Buongiorno a tutti, benvenuti a Vox Populi. Anche oggi tre persone fermate in maniera casuale per la via di Voghera risponderanno alla domanda sull'argomento del giorno. Lo scrittore Andrea Camilleri si rivolge ai giovani in un incontro ospitato nella sua abitazione romana con gli allievi del liceo di Agrigento, dove lui stesso studiò. E sul tema della politica, i suoi sono consigli che il Corriere della Sera definisce oggi taglienti come lame. Non credete ai Renzi o ai 5 Stelle, infatti detto l'autore del commissario Montalbano, perché sono già cadaveri, già fuori dalla vostra storia e dal vostro avvenire. Teneteli lontani dal vostro avvenire, fatevelo voi. Concorda con queste dichiarazioni oppure pensa che il movimento renziano e 5 Stelle debbano essere punti di riferimento per i giovani appassionati di politica? Beh, diciamo che Renzi per me non è uno che ha una vita lunga, perché è una persona un po', diciamo, riganiana, no? Di conseguenza sono gente che durano molto poco. E 5 Stelle, insomma, diciamo quello che è, no? Cos'è? Cosa faceva? Faceva il comico. Un comico dove vuoi che vada. Cioè, non è che può venire, diciamo, sì, oddio, può trascinarsi dietro quel 18-20%, ma oltre non va. Insomma, per me tutta gente che nel futuro ha un poco a venire. Allora, premetto che sono un apolitico, quindi di politica me ne intendo poco, però penso che Camilleri abbia ragione. Ma secondo me, proprio perché adesso lei mi diceva il 5 Stelle e Renzi. Il Renzi penso che abbia già dato, quindi si è visto quello che ha combinato. I 5 Stelle, purtroppo c'è il Grillo che è un bravo ragazzo, però insomma è un po' come lo vedo più un anarchico che un politico serio. Poi per il resto, appunto, io non è che me ne intendo molto di politica, quindi non so dare delle giuste, come si chiama, dei pareri più tecnici in merito. Per quanto riguarda poi me, la politica, io essendo proprio politico, per me potrebbero sparire tutti, che forse sarebbe anche meglio. Io non seguo molto la politica proprio perché penso ci sia un fondo di verità in questa frase di questo scrittore, quindi per la mia vita e la mia esistenza faccio esattamente quello che ha detto lui, lo sto facendo e lo farò anche per mio figlio, le persone a cui voglio bene. Con questo nulla di personale né con 5 Stelle né con Renzi, che non so né che cosa stiano seguendo né che cosa stiano dicendo, ma generalmente non mi interessa quello che dice nessuno, perché sono sicura che nessuno in questo momento sta facendo il nostro interesse più di quanto potremmo fare noi per noi stessi. E pensi che Camilleri ha aggiunto una riflessione sulla responsabilità degli adulti? Anch'io mi sento responsabile, ho vissuto l'entusiasmo del 45 e del 47 per rifare l'Italia e poi io consegno a mia pronipote e a voi un futuro incerto. Questo è un fallimento che mi porta nella tomba. Posso chiederle se anche lei da persona adulta si sente responsabile, ovviamente in qualità di rappresentante della sua generazione e del paese con cui oggi si devono confrontare i giovanissimi? Siamo i politici, insomma, sempre, insomma, in Italia uno gli dava i soldi, l'altro gli davano i soldi, poi io, per quanto non ci ha dato più soldi nessuno, cosa vuoi? Di soldi non ce ne sono più, è inutile stare lì. No. E i politici che non dovevano cercare di essere un po' più col braccino corto. Ci si mette questo qua. D'altronde ormai se non c'è più niente, non c'è più niente. Ma io sinceramente responsabile fino a un certo punto della vita. Adesso ho 58 anni e ho declinato questa responsabilità. A parte che non ho figli e purtroppo, vabbè, quella, la vita mi ha riservato questo. Ma ho declinato ogni responsabilità. Cioè io oggi tendo a farmi gli affari miei e se tutto va bene finché campo, basta. Come si dice, i traguardi me li sono posti prima, alcuni raggiunti, altri no, basta. Assolutamente no, io penso che lui, come i miei genitori, come tutte le persone che vogliono cambiare qualcosa, come farò io per mio figlio, puoi fare solo il massimo
che è in potere a te stesso per fare circondare le persone che hai più vicino a te. E purtroppo quando c'è qualcuno sopra che comanda, il potere di cambiare tutto non si può avere. Si può solo portando questo messaggio come propaganda molto grande, in modo che tante persone tutte insieme allora sì, poi possono cambiare il mondo o comunque il futuro dei bambini.